guardate intorno. È tutta Bigliolo, ci sono vari paesi, come va spiegato, vari aggregatini, come va spiegato la vostra maestra. Allora, io vi ho fatto venire qua perché qua si capisce bene, cominciamo con umile, Leonardo. Si capisce molto bene cosa è successo a Leonardo, che era un ragazzo di poco più che ventenne, era un partigiano, prima era un militare, faceva parte dell'aeronautica, poi siccome aveva problemi di polmoni è stato praticamente esentato dal servizio militare. E quando invece lui è di Scerni, praticamente è un Abruzzo ed è del meridione. Lui quando c'è stato poi l'8 settembre, cosa ha fatto? Ha deciso di diventare partigiano e praticamente si è trovato a venire in Lunigiana, perché la Lunigiana in quel periodo lì era praticamente, ci passava la linea gotica, quindi era il confine fra l'occupazione tedesca e la parte libera degli alleati. E quindi era stato da Lunigiana un terreno di scontro, quindi di vari scontri fra partigiani e tedeschi. Allora, la storia praticamente inizia il 7 aprile del 45, la guerra finirà pochi giorni dopo, quindi è questa anche la cosa più drammatica del fatto. E avevano partecipato, quel giorno lì c'era stato uno scontro proprio su Abastia, vedete là al castello, c'era stato uno scontro fra partigiani e tedeschi, uno scontro armato. Era finito male per i partigiani, nel senso che i tedeschi erano riusciti a catturare i partigiani, quindi Leonardo insieme ad altri due compagni... A Bastia, lassù. Infatti mio bisnonno è morto a Bastia proprio questo giorno. Quel giorno lì? Ha partecipato lui a... No, lui era andato a prendere la linea. Sì, perché c'era stato uno scontro anche piuttosto pesante, c'erano stati anche dei colpi di cannone, quindi era stata una cosa molto seria. Comunque fatto sta che quel giorno, lo stesso giorno, quella mattina lì, Leonardo è stato catturato, da Bastia è stato portato qua, perché in quella casa lì, che adesso è canonica, c'era il comando tedesco. E quindi chiaramente, siccome era uno dei, è stato fatto prigioniero, i tedeschi hanno cercato in tutti i modi di strappargli i nomi dei suoi compagni. E lui praticamente non ha parlato, perché insomma, ha deciso giustamente di non fare i nomi di nessuno, e a quel punto lì, Martina, oltre ad essere stato torturato, picchiato, perché purtroppo questo succede nelle guerre, purtroppo sarebbe meglio non farle le guerre, anzi assolutamente vietato fare la guerra, però purtroppo questo succede, è stato portato qua, è stato picchiato, è stato torturato, poi finché praticamente ridotto in fin di vita è stato ucciso e seppellito giù dove vi siete fermati con lo scuolabus. Sì, con lo scuolabus, che c'è quel monumentino che l'avete visto, sì. Che è stato fatto di recente, quello lì. E niente, questa è la storia di Leonardo Umili, un ragazzo di 20 anni che per liberare il suo paese dall'oppressione di un popolo straniero e piuttosto cattivo, perché in quegli anni lì anche sono state molte le stragi in Lunigiana, no? Perpetrate verso ragazzi, giovani, donne. E poi